ecco te. Raffa, questo è provvisorio il barbecue, raga. Però anche di quelli buoni, vero? Concentrato, scusa se non parlo. È preparato il tavolino lì, comodo. E il vassoio con le carni? Dopo. Dopo, devo far prima prendere temperatura al carbone. Silenzio. Sta bici che avevamo spostato nel retro, ce l'ha rimessa qui che deve liberare ancora. Quindi non guardate ancora, solito menate. Wow. Sei contento? Un attimo. Sei contento? Sì, non si disturba all'opera. Poi quando è andato, che ha preso, mi disturbi. E faccio la dichiarazione. Va bene. A dopo allora. Ciao. Ciao. Eccoci, scusate, dicevi, vuoi ricordare cosa hai messo nel tingolino tuo? Nel tingolo ho messo un po' di olio aromatizzato con l'aglio, poi ho messo un pizzico di aceto e delle spezie per il barbecue, spezie proprio barbecue, si comprano tranquillamente. BBQ. Ma ci vuoi spiegare perché indossi il guanto nella mano sbagliata? No, non è la mano sbagliata, perché questo qui mi dava fastidio. Allora, secondo me questo qui prendo, faccio, capito? Molto e semplice. Quello nasce per singolo, per non farti queste mani qua. Nasce, poi uno lo... Domani vai in ufficio con queste mani, sappilo. Sì, sì. Facceli belli e brustoliti, bruciati quasi, così. Ma come mai questa idea di metterci vicino alcune verdurine? Com'è? Si fa le verdure alla griglia, scusa. Sì, ma vicino alla carne. No, le altre sono lì, vedi? Le ho messe due o tre, giusto per deliziare un po' di sapori. Carielli. Guarda che buono. Guarda, guarda. Sì. Ma adesso dimmi se ho capito. Allora. È troppo bustolita, diventa gnecca però, Attenzione. Sì, ma dimmi se ho capito bene. Sì. Metti nei laterali quello che è già pronto, diciamo. Per lasciarli caldi. Quello che è già pronto lo metto a tavola. Sì, però nel frattempo che fai anche finire di bruciacchiare un po' la cipolla, la patata. Ma quelli li lascio. La faraona, Quelli li lascio. A parte che anche a temperatura ambiente sono buoni i peperoni così, no? Sì, sì. Non condiamo niente. Non è fuoco vivo, è il brodo, il loro lardo, il grasso che cola, che fa fare la fiamma. Sì, tutto addosso a Chiabi, che si è bella profumata, e adesso tutto addosso a me. Guarda. Aspetta pronto, un po'. Pronto. Che meraviglia. Uè, Maritozzo. Becche... Sai come ti chiamo adesso? Beccherozzo. Tanto approfitto a salutare il nostro amico Becker. Lui sì che ci sa fa. Noi siamo alle prime armi. Sì, sì, quello è il suo grasso. Fa andare giù che ci fa male. Vero? Certo. Io metterei in mezzo la cipolla, che è quella che mi rompe sempre le balle, che non si cuoce mai bene. Io adesso che tolgo metto in mezzo la cipolla. Sì, ma mi arriva tutto adesso sempre a me. Guarda, è brustolitissima, dai, poi sono gnecca. L'hai bucata per fare la prova del cuoco. Amore. Guarda. Sì. Pronto, dai. Lei no. Quelli no, li lascio qui, Gioia. Va bene. E allora i piatti? Piattiamo. Piatti tu. Piatto io, sì. Giusto per finire di puzzare. Dai. Adesso arriva l'odore del rosmarino, dopo un'ora. Hai tolto il pelo da quella lì? Sì, tanto la mangio io. La faraona. Dai, muore che ci fumo. Ciao, ci fumo. Ciao. Mi prendi posto? Sto ravvivando il fuoco che l'abbiamo adagiato, se no tu non mangi mai a foresta qui. Cosa ci fai sul postone di fianco a te a sinistra? Chi è sul postone? Il biberon. Ragazzi,
Sono le verdure? Non è come me il maritozzo che lo dice che è rotondo. Lo fai col guanto? Mi sono tagliata. Annaggetta. Fattore quinto. Cugi, se mi vedi, tanto mi vedi. Parlo con mia cugina Francesca, sicuro. Fattore quinto di lei del boh, ultimamente non funziona più. Non mi cucio più, come si usa dire. Dai, saluta. Ciao a tutti, bacetti in aria. Guardate che schifo. Ora ho avvivato il fuoco. Ciao. Ciao.